Appuntamenti ormai immancabili nei pomeriggi lunghi di quarantena in tempo di coronavirus, una chiacchierata di calcio in realtà non fa mai male. Dopo tantissimi ospiti che si sono susseguiti in questi giorni, avremo oggi il piacere di avere un ex calciatore che ha fatto veramente molto molto bene negli anni precedenti, aspettando verso una carriera da allenatore da grande protagonista. Dovremmo avercelo a brevissimo, se non in questi secondi. Contiamo insieme, in realtà, eccolo qui, Gaetano D'Agostino. Ciao mister, come stai? Ciao Attilio, bene tu? Tutto a posto, come dico ad ogni ospite che si susegue, cerchiamo di proiettarci in un momento migliore rispetto a questo, sicuramente stiamo soffrendo. Io rompo sempre il ghiaccio allo stesso modo, mister. Tu da che parte stai? Sì alla ripresa, no alla ripresa, perché poi è l'argomento di cui si sta dibattendo da ormai un mese a questa parte, ma di fatto di novità vere non ce ne sono. La domanda che mi poni è alla quale ti rispondo subito, è no alla non ripresa. Il motivo dal tuo punto di vista è cercare di non rischiare o magari proiettarsi già alla prossima stagione in maniera chiara, con delle regole più precise, evitando il collasso. Ovviamente parlo a qualcuno che il campo lo vive sicuramente più di noi tutti. Ma ti dico quello che penso. Penso che se i primi ad essere un po' in confusione, ad avere un po' delle incertezze, sono chi ci governa, tra virgolette, no? Sulla ripresa, è impossibile ricominciare, perché chi poi deve attuare determinate regole, determinati protocolli, e non sa ancora a fine aprile come adoperarle e se è possibile farlo, mi chiedo come si può andare avanti. Il rischio c'è. La Germania ha aperto 2 giorni e ha richiuso. La Francia ha chiuso i campionati. Io credo che se si porta ancora avanti questa discussione, si porta ancora avanti e non si prende una decisione e non si organizza soprattutto chi deve salire, chi dovrà scendere, io credo che si farà fatica poi ad organizzare in tempo l'anno dopo. Sempre anno calcistico parlando, perché si sta andando troppo, troppo in là e credo che per organizzare, come hai detto tu, delle regole nuove, per attuare dei protocolli nuovi a livello sanitario, delle cose nuove, ci vuole il tempo affinché tutte le società, dalla Serie A alla Serie C, ma anche quelle dilettantistiche, possano avere la possibilità e il tempo per organizzarsi. Altrimenti si va ad accavallare tutto. Quello che non sta mancando, mister, senza dubbio, penso sei d'accordo anche tu, è la confusione che ormai regna sovrano dalla Serie A alla Serie C, probabilmente nemmeno in questo senso, concentrandoci anche all'attualità. Il ministro Spadafora sembra, questa è la mia impressione personale, non so se poi la condividi, sembra un po', non dico disprezzare, forse è un termine forte, ma lo uso, il mondo del calcio, probabilmente non comprendendo quei piccoli segretari, quei piccoli allenatori, non parliamo di Serie A, non parliamo di Serie B, diciamo che quelli sono abbastanza, non dico tutelati, però quantomeno sono più avanti rispetto a piccole realtà di Serie C, le hai vissute negli ultimi anni anche da allenatore, rispetto magari all'Olimpo dorato che tutti noi ci immaginiamo. Sì, il mio pensiero va ai ragazzi che prendono gli stipendi, a noi allenatori che prendiamo gli stipendi, ma soprattutto ai magazzinieri, perché noi parliamo sempre di giocatori, parliamo sempre di allenatori, però i magazzinieri, i fisioterapisti, c'è gente che dà veramente l'anima e ti posso garantire che rispetto all'allenatore, rispetto ai giocatori, loro veramente occupano tante ore in più rispetto a noi, perché devono essere reperibili H24 i dottori che esercitano nelle proprie squadre. E il mio pensiero va a loro, perché il sistema calcio dalla Serie A alla Lega Pro, secondo me, smuove almeno 60-70 mila persone, tra È la giocatori, terza industria staff. italiana non a caso. Non a caso è la terza industria Appunto. italiana, per cui una riflessione magari maggiormente ponderata in questo senso può far sì che poi questa macchina che rischia di incepparsi può ripartire nella miglior condizione possibile. Ora ti riporto indietro di qualche anno, mister. Ritorniamo ai tempi di Palermo, ai tempi dei tuoi inizi, quando in un anno, se non ricordo male, io ero piccolino, probabilmente non ero ancora nato.
segnasti 100 gol in una stagione. Sì, erano... era il tempo in cui ero il mattatore, ero piccolo, eravamo piccoli, io ero un po' più sviluppato degli altri, avevo un dono che era il tiro e quindi l'allenatore, il mister, mi sfruttava lì. Però sono piccoli record, ma lasciano il tempo che trovano, perché poi se non diventi giocatore a buoni livelli si dimenticano tutto. E quindi adesso me lo ricordo con piacere, ma facevano parte, diciamo, delle qualità che avevo, ma poi la prova del 9 era arrivare a grandi livelli. Lasciano il tempo che trovano fino a quando questi 100 gol, questi grandi inizi non ti aprono le porte a 16 anni, anche in questo caso, se non dico eresie della Roma, di una cavalcata straordinaria che hai vissuto prima con Zeman e successivamente comunque in una stagione magica, per il momento purtroppo per i tifosi giallorossi irripetibile. Sì, il primo ritiro l'ho fatto a 16 anni con Zeman e vi posso garantire che era veramente dura fare a 16 anni un ritiro con il Boemo, un ritiro indimenticabile sotto tutti i punti di vista, sia nello sforzo fisico ma soprattutto nella crescita che ho avuto con lui, e poi l'esordio con Capello l'anno dello scudetto, che quella è stata, diciamo, la ciliegina della torta di tutte le trafile che ho fatto nelle giovanili della Roma. È stato un momento indimenticabile, ahimè, dico ahimè, tuttora rimane indimenticabile, perché la Roma purtroppo lo scudetto sta nelle statistiche lo vince purtroppo ogni 20 anni, e questo è un po' il gap. Tra poco leggeremo anche qualche domanda che arriva da casa, però una curiosità penso legittima da parte di tutti quelli che ci ascoltano. Hai citato prima una stagione irripetibile, prima ci stava seguendo uno dei grandi capitani della Roma con Francesco Totti, Daniele De Rossi. Quanto ha perso dal tuo punto di vista la Roma senza Daniele De Rossi che sia in campo, lo stesso Francesco Totti in dirigenza? Ma ha perso tanto, ma sotto il profilo della gestione dello spogliatoio e dell'ambiente, perché Roma, come tutte le altre piazze importanti, ha bisogno all'interno dello spogliatoio, soprattutto quando si acquistano altri campioni, altri giocatori, soprattutto che vengono dall'Europa, quindi da fuori Italia, c'è bisogno di far capire e di affrettare l'ambientamento. E De Rossi, Totti sono giocatori importanti, al di là della caratura che conosciamo tutti sul campo, ma io credo che sono uomini, soprattutto fuori dal campo, e hanno dato tanto alla Roma, e credo che, spero, soprattutto spero, che nella gestione, se ci dovesse essere una gestione nuova, spero che Daniele o Totti, anche se sentendo il capitano sta cambiando un po' rotta, però io credo che, spero che Daniele possa rifar parte di un ruolo, soprattutto di un ruolo all'interno dell'area tecnica della Roma, perché serve e può essere un punto di riferimento importante per i giocatori. Probabilmente lo dicevi benissimo tu, il capitano è proiettato verso un'altra carriera, non da dirigente ma da agente sportivo. Da Roma, nell'operazione Cassano, passi in un'altra grandissima piazza che è Bari. Ne abbiamo parlato con Massimo Carrera, ne abbiamo parlato con tanti altri ospiti, anche con Ciccio Modesto. Ma quanto è importante sentire l'apporto di una piazza, di un pubblico che ti trascina da lunedì fino alla domenica a mezzanotte, nonostante poi probabilmente non sia andata come ci si aspettava all'inizio. Ma se parli di Bari, parli di una piazza grande, una grande piazza, veramente. Tu vai in giro, io ero piccolo, avevo 19 anni, andavo in giro e veramente non ti sentivi giocatore dal lunedì alla domenica, avvertivi questa passione. Io avevo avvertito, perché sono andato nell'anno in cui il Bari era retrocesso, avvertivi anche la delusione, ma la voglia di riscatto. È una piazza importante, e io credo che è stata la piazza che mi ha fatto capire che potevo fare il giocatore, perché alla Roma, sai, sei ovattato, sei protetto, vivi sempre all'interno di Trigoria, il giovane cresciuto, ma andare a fare un'esperienza a 19 anni a Bari, veramente te la devi cavare da solo. E fortunatamente ci sono riuscito, ma all'inizio con delle difficoltà, che poi quelle difficoltà mi hanno aiutato a crescere. Assolutamente sì, vado a recuperare un messaggio che ci è arrivato prima da casa per presentare poi Bari
dopo la Roma, ne abbiamo parlato abbastanza, direi il mancino al volo nel derby con la Reggina e la doppietta a Lecce, indimenticabile coi colori giallorossi. Il giallorosso ritorna nella tua storia personale. Dopo Roma arriva Messina, adesso altra categoria, altri palcoscenici, ambisce al ritorno in Serie C. Ma quanto è stato bello militare in quel Messina lì? No, stupendo. Emozioni uniche, San Filippo pieno, veramente sono stati 2 anni, 1 anno e mezzo pieni di emozioni. Dico ahimè, perché purtroppo è una piazza che merita tanto e vederla così soffrire mi dispiace, veramente mi dispiace tanto perché io che l'ho vissuta ti posso dire che è una piazza che se ci fosse un imprenditore, un qualsiasi personaggio che vorrebbe investire e se avesse le possibilità di investire a Messina, io credo che si toglierebbe grandi soddisfazioni perché è una piazza che ha una grandissima fame e voglia di riscatto. E vederla così, onestamente, mi dispiace. Io ancora tanti ragazzi, li ringrazio, tante persone che mi seguono, che sono rimaste attaccate a quelle annate lì. E mi dispiace vederli soffrire perché, ripeto, le emozioni che mi ha dato il San Filippo non le ho riscontrate da tante parti. È bella, è una dichiarazione d'amore, poi chissà che in futuro le strade poi non possono rincontrarsi sotto una Ah, nuova chissà, veste. chissà, perché no? Perché no, assolutamente sì. Poi, mister, arrivano altri due snodi, Udine, Firenze. Che ti resta di quelle avventure nonostante, diciamo, la sfortuna non ti abbia poi proprio lasciato indenne, almeno in quel periodo, purtroppo? Sì, vabbè, Udine sono stati i 4 anni più importanti della mia carriera, soprattutto nella maturazione, nel diventare giocatore completo, trovando soprattutto una collocazione in campo a me idonea, soprattutto per esaltare le mie caratteristiche, le mie qualità. Sono stati 4 anni fondamentali. Firenze è stato un anno importante, che ricordo bene, ma soprattutto un anno importante e bello perché ho allacciato un bel rapporto con la piazza, con gli addetti ai lavori. E poi ci andavo spesso perché magari venivo convocato in nazionale, quindi già la conoscevo, però viverla, ecco, Firenze ad esempio è un'altra piazza che è atipica del centro-nord, è un po' più da Roma in giù come passione, come voglia, come calore e quindi io credo che Firenze è stata una tappa importante, però Udine, credo che Udine siano stati i 4 anni più importanti della mia carriera, sotto il profilo, ripeto, della crescita, del completamento, sia come uomo che come calciatore. Vado a recuperare un altro messaggio, mister, perché ti chiedevano se hai qualche rimpianto per la tua carriera, nonostante Ihello, credo si dica così, sostiene che tu poi abbia avuto una carriera eccezionale, ma i fatti penso che in questo caso parlano chiaro. Sì, diciamo che l'unico rimpianto non è né Real Madrid né Juve, perché lì non è di peso da me, ma l'unico rimpianto è sicuramente il mio no nell'andare a Napoli, che si collegava con Juventus, era in quel periodo lì, e dissi di no perché già avevo raggiunto l'accordo personale con la Juve e dissi di no al Napoli. Se tornassi indietro direi di sì. Perché io credo che Napoli poteva, secondo me, poteva essere una tappa fondamentale per la mia carriera e soprattutto fare le stesse cose che ho fatto a Udine e a Napoli a livello mediatico avrei avuto una risonanza devastante. Direi proprio di sì, condivido la tua analisi anche perché poi Roma, Messina, Napoli avrebbe potuto rappresentare un po' la chiusura di un cerchio, ma con i se e con i ma chiaramente non si va da nessuna parte, lo sai meglio di me. Poi Assolutamente. quando hai capito che volevi fare l'allenatore, mister? Ma dopo i 30 anni, dopo che l'ultimo anno di Siena, prima del fallimento, cioè l'anno del fallimento, io aprii una scuola calcio a Firenze perché volevo investire sui giovani, mi piaceva andare al campo, insegnare. Dopo i 30 anni, cioè dopo il fallimento, l'anno del fallimento, già volevo smettere, non smisi per mio figlio.
che voleva che io giocassi ancora per un po'. Papà non ti ho mai visto dal vivo perché era piccolo e lui era ancora oggi ha la passione, cioè gioca a calcio. E quindi io per lui tirai 2 anni, ok? Però mentalmente già mi volevo proiettare perché andavo al campo. Più che l'allenamento, cercavo di dare un consiglio al mio compagno, cercavo di essere presente con loro. Mi accorgevo comunque di dar, non dico fastidio all'allenatore, però sai, certe dinamiche, se sbagli i modi e i tempi, può dar fastidio, anche se lo fai bonariamente, no? E infatti poi io disse a mia moglie a 33 anni, io smetto perché mi si è spenta un po' la fiamma nell'andare dentro il campo a fare allenamento, ma mi sento dentro di me una nuova fiamma che è quella di poter insegnare, quella di poter intraprendere la carriera d'allenatore. Nel bilancio della tua breve, per adesso spero e mi auguro sia più lunga possibile, carriera da allenatore, c'è qualche scelta che non rifaresti o qualche scelta che magari rimpiangi sotto quel punto di vista? No, no, in questo momento il cammino, io la scelta che ho fatto allenatore è quella di fare la gavetta. Di fare la gavetta per capire, infatti il primo anno l'ho fatto in D. Per capire come la pensa un giocatore che non ha avuto la mia fortuna, che non ha avuto le mie stesse porte aperte, tra virgolette, cosa pensa un giocatore che quando va al campo sì per divertirsi, ma sa che quello stipendio gli servono per mandare avanti la famiglia. Quindi le dinamiche e nelle difficoltà, soprattutto come io allenatore posso gestire dei momenti del genere, perché lo sai meglio di me, no? In C, in D ci sono delle annate in cui magari una società, se vanno bene i risultati, paga, c'ha l'euforia. Nel momento che i risultati vengono a mancare, se il presidente si rompe le scatole, rischi pure di non prendere soldi. E cercare di motivare quei ragazzi in difficoltà e cercare di fargli capire di avere un'ambizione più alta per non andare incontro ogni anno a queste dinamiche, credo che non sia facile. Io ho voluto sperimentare su me stesso se ne ero capace, perché poi l'aspetto tecnico-tattico tu studi, ti informi, cerchi di prendere di mira e prendere come punto di riferimento degli allenatori che magari possano avere la tua stessa filosofia di calcio. Però io credo che l'aspetto gestionale dello spogliatoio ti dà un qualcosa in più durante l'anno. La gavetta probabilmente insegna che a grandi livelli non si arriva da allenatore per caso, lo dicevi benissimo tu e condivido Assolutamente. personalmente, anche perché chi è arrivato ad altissimi livelli, ha rischiato di bruciarsi e ripartito dal basso, mi viene in mente Beppo Inzaghi, mi viene in mente anche lo stesso Christian Brocchi, mi viene in mente lo stesso Rino Gattuso, adesso sono ritornati a grandi livelli, Liverani. assolutamente, ma credo che quello sia almeno personalmente un esempio a parte di meritocrazia ancora non totalmente applicata, perché per quello che ha fatto, per il cammino che sta facendo, personalmente reputo che sia pronto per una big. A proposito di tutti questi allenatori che abbiamo citato, c'è qualcuno che ti ispira particolarmente? Ma io sto seguendo con molta attenzione Gasperini perché è un allenatore, secondo me, che sta dimostrando con l'Atalanta di poter far calcio e un calcio diverso rispetto alla filosofia italiana. Però sto cercando anche di personalizzare alcuni concetti perché se devo trovare un difetto su Gasperini, non è un difetto in base a come allena. Ma è un difetto, tra virgolette, su quando i giocatori vengono venduti dall'Atalanta, hanno sempre delle difficoltà a trovare la collocazione, l'aspetto tattico. Quindi è un gioco totalmente gasperiano. Nella mia metodologia sto cercando di attuare dei concetti che si possono avvicinare a Gasperini, ma che possano mettere in condizione il giocatore, una volta venduto, quindi una volta che va a militare in un'altra società, in un'altra squadra, che non debba trovare delle difficoltà, perché i vari Mancini, i vari Chessy all'inizio, Cristante alla Roma, stanno avendo delle difficoltà. Caldara che è tornata all'Atalanta, quindi con Gasperini vanno sempre a 200 all'ora, quando cambiano squadra si trovano un po' in balia dei nuovi concetti e quindi vanno in difficoltà. Ma siccome l'Atalanta vende i giocatori non a basso prezzo, perché comunque sono giocatori che poi risultano essere importanti, bisogna trovare il giusto equilibrio perché secondo me si può fare il gioco di Gasperini, però usando dei concetti, non dico nuovi, però
però mettere in condizione il giocatore di essere un po' più elastico tatticamente, perché l'Atalanta nel suo patrimonio ha bisogno, tra virgolette, di vendere per investire e portare avanti un certo tipo di progetto. Assolutamente sì. L'ultima domanda di questa nostra bella chiacchierata insieme, mister, te la fa Gaston Nicolas, che ti scrive: Ciao Gaetano, volevo sapere qual è stata la migliore squadra che hai visto giocare. Da allenatore o da giocatore in generale? Facciamo un mix, dai. Ma io dico negi ultimi, allora, nell'arco della mia carriera, secondo me la squadra che mi ha divertito di più è stata il Napoli di Sarri. Vederla giocare è stato il Napoli di Sarri. Quello sì. E Questa è una adesso scelta l'Atalanta di grande. Gasperini mi emoziona. Io non guardo partite, le guardo per studiare, ma le guardo soprattutto partite che mi emozionano, che mi danno un'emozione. E onestamente non sono tantissime, però quella di Sarri e quella di Gasperini sono, secondo me, le due squadre che negli ultimi anni mi emozionano di più. E anche la Lazio di Inzaghi non mi dispiace. È nell'auspicio che poi la tua carriera da allenatore possa anche portarti a quel livello lì, mister. Io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata insieme. Magari ci risentiremo in altri palcoscenici, sperando, mister, perché no, di poter tornare alla normalità e di stringerci Speriamo, la mano. assolutamente. Un abbraccio forte, mister, e grazie ancora. Grazie, grazie.